E adesso diamo Grazie a la tutti. parola ad Emanuele, professor Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. Prego. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. È un'occasione per noi preziosa e importante per parlare di alcuni argomenti che come ADAPT seguiamo ormai da quando siamo nati, per intuizione del professor Biagi nel 2002. E nel 2000. Volevo soffermarmi in particolare sui temi oggetto della indagine conoscitiva, specificatamente sull'apprendistato e sui tirocini, perché su questi argomenti anche recentemente come ADAPT abbiamo pubblicato diverse ricerche, alcuni spunti anche volutamente provocatori proprio sullo futuro di questi due istituti. Avrò modo di inviarvi come memoria alcuni di questi lavori, per cui rimando a quelli per ogni approfondimento. Parto dal tema dell'apprendistato, perché a differenza dei tirocini è un contratto di lavoro vero e proprio, per cui diamo a questo istituto un'importanza, una prevalenza particolarmente importante. Non mi soffermerò però né sulla descrizione dei dati, ho visto che nelle audizioni già svolte nelle giornate precedenti, chi è stato audito ha presentato in modo corretto e preciso i dati sulla diffusione dell'apprendistato, e non mi concentrerò neanche sull'apprendistato professionalizzante, solo su questo dirò qualcosa alla fine, sapendo che da un punto di vista prettamente economico questo è un limite, visto che il 97% dei contratti di apprendistato nel nostro paese un contratto apprendistato, e solo il 3% è un contratto di apprendistato duale, cioè di primo o di terzo livello. Però voglio esplicitamente soffermarmi su questo 3%, perché per quanto sia poco diffuso, 10.000 contratti di primo livello e circa un migliaio di terzo livello, secondo l'ultima indagine, che però non è aggiornatissima, per cui probabilmente siamo a qualche migliaia in più, ma parliamo sempre di una cifra tra il 3 e il 4%, nonostante sia veramente basso il numero di contratti di questo tipo, è questa la tipologia di apprendistato su cui scommettere e che i cambiamenti del mercato del lavoro ci suggeriscono essere quella centrale. Proverò a spiegare perché, provando soprattutto a elencare qualche proposta di miglioramento dell'istituto e quindi di miglioramento dell'apprendistato duale di primo e di terzo livello. Parto dicendo qualcosa sull'apprendistato di primo livello, quello che tra i 15 e i 25 anni permette di conseguire un titolo di studio secondario superiore, cioè tutto ciò che va dalla istruzione e formazione professionale, quella triennale di competenza regionale, fino a tutte le forme di istruzione quinquennale governate dal Ministero dell'Istruzione, fino anche ai percorsi IFTS di competenza delle regioni. Ecco, sull'apprendistato di primo livello, con un istituto che a noi è particolarmente caro, osservo come ancora si faccia spesso l'errore di immaginare interventi che riguardano meramente il funzionamento del contratto di lavoro e quindi la sua disciplina, quando l'esperienza ci dice che la diffusione dei contratti di apprendistato di primo livello, porto come buona pratica, a mio parere, di questa diffusione, la Regione Emilia-Romagna per quanto concerne l'istruzione, quindi percorsi quinquennali di competenza del Ministero, e Regione Veneto, Regione Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano per quanto concerne la diffusione nell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Beh, osservo come l'accelerazione alla diffusione dei contratti di apprendistato di primo livello sia stata negli anni scorsi dovuta a piccole micro iniziative di sostegno messe in campo proprio dal Ministero dell'Istruzione. Mi riferisco in particolare ad un bando veramente poco oneroso, credo fosse costato qualcosina in più di 1 milione, per cui una cifra molto bassa, promosso dal Ministero dell'Istruzione per la diffusione in tutte le regioni di apprendistato di primo livello nelle scuole.
Se guardiamo gli esiti di quel bando, vediamo che quel bando, unitamente all'esperienza finanziata da Enel ed Eni, molto raccontata sui media, queste due iniziative sono state un grandissimo moltiplicatore dei contratti di apprendistato di primo livello nel nostro paese. Certo, su numeri in termini assoluti piuttosto bassi, ma partendo da zero, prima del Jobs Act. Sostanzialmente non avevamo mai visto apprendistato di primo livello nell'istruzione, l'avevamo visto solo nella IFP, perché prima del Jobs Act non si poteva fare apprendistato di primo livello nell'istruzione superiore, perché l'istruzione superiore era per un cortocircuito politico che ci fu ai tempi della discussione del test unico dell'apprendistato, era ospitata nel terzo livello. La sperimentazione carrozza del 2013, esito di una forte campagna di sostentamento dell'apprendistato di primo livello voluta dall'Europa, ha permesso di spostare l'apprendistato scolastico nel primo livello, togliendolo dal terzo. Questo è stato strutturato nel Jobs Act e quindi noi dovremmo cominciare a conteggiare la nascita del primo livello nell'istruzione da quel momento, dalla fine del 2015, cioè dall'anno scolastico sostanzialmente 2016 e 2017 successivi, e allora vedremo che in realtà un po' di crescita di questo istituto lo abbiamo. E quindi per diffonderlo ancora di più, scommettere nel rapporto con le scuole e immaginare dei bandi ad hoc rivolti alle scuole è qualcosa di molto interessante. Secondo aspetto, l'apprendistato di primo livello per funzionare, così come le altre tipologie di apprendistato, ha bisogno della regolazione contrattuale. Sono ancora pochi i contratti collettivi che parlano di apprendistato di primo livello. Molti si accontentano di ridurre il primo e anche il terzo, quindi il duale, alla regolazione dell'apprendistato, cioè sostanzialmente regolano l'apprendistato e poi dicono laddove ci fossero anche episodi di primo e terzo livello, ci si rifà quello che abbiamo detto sull'apprendistato. Questo è un elemento problematico e leggo con grande interesse il recentissimo documento della FIM-CISL sulle transizioni lavorative. Quindi del sindacato dei metalmeccanici della CISL in questo caso, lo cito perché è il più recente, ma documenti di questo genere sono stati negli anni prodotti da Confartigianato, Federmeccanica, Confcommercio, per cui anche da una varietà categoriale importante della rappresentanza. Ma leggo con molto interesse questo ultimo documento propositivo del sindacato che proprio dice questo, cioè che chiede, che si augura che il sindacato torni nella regolazione di questa tipologia contrattuale. Terzo elemento, è importante la connessione con le imprese. La connessione con le imprese può realizzarsi, in questo caso cito l'esperienza di Regione Piemonte sul terzo livello come un'esperienza pilota molto interessante. La connessione con le imprese può realizzarsi immaginando che all'interno dei finanziamenti molto spesso europei veicolati dalle regioni, ma perché no anche dei prossimi finanziamenti nazionali del PNRR, laddove si vanno a finanziare le misure per il 4.0, le misure per la digitalizzazione, le misure per l'economia verde, si preveda che oltre a finanziare modifiche organizzative o l'acquisto di strumentazione e tecnologia, si possa finanziare anche il coinvolgimento di giovani che imparino a utilizzare quelle metodologie, che imparino, che portino in azienda un modo diverso anche di lavorare e la modalità giusta non può che essere quella dell'apprendistato. Per cui perché non legare la promozione dell'apprendistato anche alle misure che solitamente sostengono l'innovazione tecnologica? Sarebbe anche un modo intelligente per togliere l'apprendistato da quell'area di concezione culturale che lo vede come uno strumento di sostegno solo alla dispersione e ai net e non come veicolo di vera e propria innovazione tecnologica. Eppure l'apprendistato, sia di primo ma soprattutto di terzo, è tutto sommato un grandissimo strumento di formazione, ricerca e sviluppo per le imprese. Importante anche scommettere sulle filiere di apprendistato. Oggi un giovane italiano potrebbe incominciare un contratto di apprendistato a 15 anni nell'istruzione e formazione professionale, conseguire un titolo di studio triennale a 17 anni nella IFP, continuare con un contratto di apprendistato di primo livello per il quarto anno che permette di conseguire il diploma,
continuare con un contratto di apprendistato sempre di primo livello per conseguire il quinto anno in ETTS e poi svolgere tutto il percorso di laurea, ancor meglio il percorso di ITS in apprendistato. Cioè oggi la normativa permetterebbe di creare una vera e propria filiera formativa tutta svolta in apprendistato duale, o di primo o di terzo livello, senza citare il secondo. In questo senso alcuni percorsi si prestano di più, è indubbio che l'istruzione professionale o la istruzione formazione professionale si prestano di più, così come è indubbio che è più facile fare apprendistato di terzo livello negli ITS, che già prevedono la stessa percentuale prevista dai decreti del 2015 per la formazione interna in tirocinio, quindi ITS si prestano naturalmente all'apprendistato, anche i dottorati si prestano molto all'apprendistato non avendo i vincoli della formazione frontale delle lauree, è un po' più difficile le lauree, ma noi abbiamo visto sui territori esperienze molto interessanti. La Lombardia ha scommesso sulle lauree e se ne si sono viste, abbiamo sentito prima anche quello che diceva prima il dottor Reggiani, abbiamo visto alcune esperienze di successo negli Atenei Lombardi sulle lauree. Il modello piemontese citato prima, un modello che funziona molto bene con l'apprendistato nei master. In alcune altre regioni, come per esempio il Veneto e l'Emilia-Romagna, si cominciano a vedere interessanti esperienze di apprendistato negli ITS. Ecco, bisogna capire che questa forza dell'apprendistato di creare una filiera, cioè un sistema vero e proprio. In questo senso sarebbe bene qualche intervento normativo, in particolare la possibilità di continuare i contratti di apprendistato senza doverli costantemente rinnovare. Una richiesta di questo genere è arrivata tramite interpello all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dalla Confindustria di Piemonte proprio per la costruzione di un sistema di apprendistato nel quale uno possa entrare a 15 anni e potenzialmente uscire. Con la formazione definitiva a tempo indeterminato, uscire a 23, 24, 25 anni al termine del percorso terziario. Ultime due osservazioni sull'apprendistato: perché non riconoscere pubblicamente il valore e l'importanza delle imprese che decidono di scommettere sull'apprendistato? Qualcosa di questo genere esiste sulla CSR, sulla responsabilità sociale, esiste sullo smart working ultimamente, ma perché non valorizzare le imprese che decidono di ospitare apprendisti, in questo senso per anche un riconoscimento esterno. Segnalo in conclusione su questo capitolo che l'apprendistato è attivabile anche per gli adulti. Questo già era previsto dal testo unico, cioè la possibilità di utilizzare l'apprendistato per quei percorsi di upskilling e reskilling che vanno così di moda adesso, citati anche dal programma GOL. Già la norma questo lo prevede, la modalità dell'apprendistato per gli adulti è invece totalmente inesplorata nel nostro paese e può essere qualcosa di molto interessante. Tra le proposte che ho fatto, come vedete, non c'è nessun riferimento all'intervento su contributi e tasse, non ci sono riferimenti a riforme sostanziose di legge, in un certo senso neanche la burocrazia, nel senso che negli anni tanti sono stati gli interventi su questa materia. Probabilmente la normativa ha bisogno di essere stabilizzata e soprattutto c'è bisogno di raccontare esperienze di successo perché già oggi è possibile, la normativa vigente, sia nazionale che regionale, che dei contratti collettivi, fare apprendistato e fare apprendistato di successo. Noi lo raccontiamo costantemente proprio nel sito Fare apprendistato, che come ADAP da qualche anno abbiamo fatto, quasi con l'intento di promuovere associazioni di scopo. Che sottolineo l'importanza di questo strumento. Chiudo sul tema dei tirocini. Anche in questo caso non faccio la non ripropongo la descrizione numerica che è stata fatta benissimo dalle lezioni precedenti e mi concentro su alcune proposte lato tirocini. Noi provocatoriamente a dicembre, come ADAPT, abbiamo lanciato una proposta di abrogazione del tirocinio extracurricolare. Lo abbiamo fatto provocatoriamente, certamente, ma proprio per sottolineare come questa misura stia prendendo una piega che non era quella originaria, cioè dimentichi fortemente spesso la natura formativa di orientamento. Quella va difesa. La natura invece di mero percorso di inserimento può essere contrastata. Io non sono del tutto convinto dalla proposta presente in legge di stabilità. Perché mi sembra un po' ambigua nell'indicazione
sui soggetti destinatari delle nuove linee guida, cioè i soggetti a rischio di esclusione sociale, in linea di massima, tralasciando il mondo dello svantaggio che deve sempre a cui deve essere sempre permesso di accedere al tirocinio, il tirocinio extracurricolare sarebbe bene limitarlo ai giovani che si sono formati entro un anno dalla formazione e o eventualmente ai soli percorsi attivati da scuole e università, cioè quei percorsi dove la connessione col percorso formativo è evidente, non la coerenza necessariamente, ma la connessione col percorso formativo. Oggi la grande maggioranza dei contratti dei tirocini vengono attivati dai centri per l'impiego, e tra l'altro c'è l'onda lunga di garanzia giovani che in buona parte è stata usata proprio per l'attivazione di tirocini extracurricolari. In questo senso, quindi, forte connessione, potenziamento, incoraggiamento del ruolo di scuola e università nella promozione dei tirocini. Coinvolgimento dei giovani entro l'anno, come è già previsto dalle linee guida e può essere ribadito, entro l'anno di conseguimento del titolo, quindi benissimo questa forma formativa di orientamento che è già l'80% dei tirocini che sono attivate, senza dimenticare però la forma di tirocinio di cui non si parla mai, che è il tirocinio curricolare, che delle due è naturalmente la più genuina. Perché quella è innestata nel percorso formativo. Manifestazioni di questi giorni degli studenti delle scuole superiori sui PCTO, in molti casi contro il PCTO, a mio parere sono un peccato. Non perché non sia sbagliata l'istanza, soprattutto legata ai tragici avvenimenti recenti di salute e sicurezza. Attenzione però, materia che è già estremamente normata nel testo unico salute e sicurezza, che non discrimina sulla tipologia contrattuale, che quindi prevede obblighi molto chiari di formazione di protezione della persona in impresa, anche se è un tirocinante, e tanto più se è un tirocinante minorenne, per cui su questo c'è già una normativa. Ma il motivo per cui dispiace di questa protesta è che si rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca, e in questo caso la potenzialità del tirocinio curricolare non è ancora del tutto compresa. La potenzialità del tirocinio curricolare non è tanto quella di essere un ponte per il placement, di essere un veicolo di placement, come talvolta appunto diventa il tirocinio curricolare, ma l'importanza del tirocinio curricolare è anche, se non soprattutto, didattica. Oggi in Italia non abbiamo altra modalità per lavorare sulle competenze personali di natura trasversale e per lavorare su quelle soft skills che la scuola e l'università frontalmente impostate non riescono, anche volendo, anche il docente più illuminato non riesce ad attivare, perché la formazione frontale non permette di far vivere quelle esperienze dentro le quali maturano le soft skills. Il tirocinio curricolare è importante ai fini della formazione dei giovani e per questo andrebbe incoraggiato. Per incoraggiarlo, allora, piuttosto si possono pensare modalità promozionali, per esempio, permettere di attivare tirocini extracurricolari solo alle imprese che sono disponibili ad ospitare curricolari. Quindi chi si è impegnato ad aiutare perché è un interesse nazionale questo, ad aiutare il sistema scolastico universitario a formare un giovane, allora potrebbe anche poi eventualmente immaginare di continuare il percorso formativo con l'extracurricolare. Cioè immaginare dei meccanismi promozionali per cui alcuni incentivi sono legati e sono riconosciuti solo alle imprese che si impegnano per la loro parte alla formazione dei giovani, e in questo senso la misura può essere proprio quella del tirocinio curricolare. Da ultimo, sarebbe importante... Abbiamo proprio un minuto perché abbiamo l'aula, professore, mi spiace. Sì. Da ultimo, sarebbe importante... riuscire a monitorare amministrativamente anche i tirocini curricolari. Noi oggi abbiamo i dati solo dell'extracurricolare, perché sull'extracurricolare c'è la comunicazione obbligatoria, che non c'è sul curricolare. È vero che aggravare di burocrazia curricolare può essere un problema. Allora si gravi di burocrazia all'università, purtroppo questo non piacerà molto agli esperti della Cattolica presenti, però in qualche modo abbiamo bisogno di monitorare questo strumento. Oggi di fatto viene monitorato solo dai dati universitari stessi, ma non a scuola, o dalle indagini importantissime di un non camera Excelsior
che hanno questo dato richiesto dalle imprese, ma non abbiamo un monitoraggio amministrativo. Professore, io la devo purtroppo interrompere perché abbiamo proprio l'aula che inizia fra due minuti, quindi lei non ha ancora mandato le memorie, quindi insomma le chiedo poi di integrare con, se non aveva terminato, magari nelle memorie che ci invierà, e chiedo ai senatori se hanno delle domande, magari ce le mandano e noi magari gliele inviamo. Quindi insomma mi spiace insomma interrompere, abbiamo anche superato il tempo, quindi abbiamo un'esposizione di oltre 10 minuti. Io la ringrazio come sempre del suo apporto e le auguro buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, lavoro.